Beh, Conte farà un discorso molto chiaro, secondo me. Io mi aspetto un discorso di questo genere, il discorso del cambiamento, perché realmente è necessario cambiare un sistema che è un sistema che anche gli interventi che mi hanno preceduto dimostrano che di non rendersi conto di quella che è la realtà. Cioè, se un ex ministro del governo Prodi, presidente della Corte Costituzionale, quindi un uomo di assoluta esperienza, Cioè il professor Flick. il professor Flick, No, ci sarei arrivato, cioè il professor Flick, ci appunto mette sullo stesso piatto e paragona quasi la presenza di rifugiati, che sono persone che realmente fuggono dalle guerre. Noi abbiamo nella memoria i siriani, che oggi non arrivano più sulle nostre coste, gli eritrei, persone che fuggono da situazioni gravissime, con le persone che teoricamente fuggono dalla fame. Ci fa rendere conto di come sia totalmente distante dalla realtà che vivono i nostri concittadini. E le spiego anche perché. Perché la mia mamma, che mi sta guardando in questo momento, se credesse le parole di Flick, oppure se fosse convinta dalla propaganda che dalle 7 del mattino alle 23 di sera sentiamo, nella stragrande maggioranza leggiamo delle testate giornalistiche, beh, crederebbe di scendere per strada e trovare delle persone che, poverine, sono realmente fuggite dalla fame e dalla guerra. Invece, mia mamma, glielo dico serenamente, va al mercato e trova dei giovanotti alti 1,80 che pesano 80 kg. Allora, francamente, continuare con questa falsa propaganda della fuga dalla fame, dalle carestie, che non esiste, perché sicuramente, e ne siamo noi, cioè, sarebbe altrettanto assurdo affermare che non esistono situazioni di questo genere. Ma i giovani che arrivano dalla Tunisia in questi giorni, da come sentiamo, quelli che arrivavano dalla Libia, beh. Insomma, io la sfido a trovarmi in realtà di questo genere. Sono giovani che hanno la legittima, assolutamente legittima volontà di crearci un diciamo, futuro diverso, diverso, per ma dire esempio, che ci in sono Italia. di questi ragazzotti scappano dalla fame, francamente, signori miei, le elezioni sono passate, la scoppola elettorale l'hanno presa tutti quanti, perché? Perché oramai, persino la mia mamma pensionata, non ci crede più, non ci crede più perché va per strada e vede una realtà diversa da quella che le presentate. Perché questo è il dato di fatto oggettivo, altrimenti non ci sarebbe stata questa scoppola elettorale. Altrimenti le persone normali avrebbero detto: caspita, ma Salvini, ma ce le racconta così grosse? Perché io quando vado per strada, poverini, vedo delle persone in grossissima difficoltà. Siccome questo è falso, la gente se n'è accorta, dopo un po', ma se n'è accorta.